Ciao ragazzi, oggi ricetta super autunnale, facciamo un bellissimo, un buonissimo, speriamo, buonissimo risotto alla zucca, mai fatto in vita mia. Non l'ho mai fatto ragazzi, è la prima volta che mi cimento e lo voglio fare davanti alle telecamere, quindi siate per cortesia, vi prego, siate clementi nei miei confronti perché mi state massacrando sotto i video delle ricette, me ne scrivete di ogni tipo veramente, anche cose totalmente ingiustificate, però se questo è il vostro divertimento sono contenta di farvi divertire. Io non credo di cucinare così male, penso di essere esattamente nella media di tutte le mamme e di tutte le mamme lavoratrici italiane che devono preparare un pasto a volte in 20 minuti, mezz'ora, a volte anche in meno tempo, e quindi cercano tutti gli stratagemmi e tutte le scappatoie per farlo nel migliore dei modi, in modo che esca qualcosa di decente da mangiare e che non sia il solito McDonald's, perché io sinceramente i miei figli da McDonald's non ce li porto, preferisco mille volte fargli qualcosa in casa che da qualcuno potrebbe essere reputato una schifezza, poi vanno a mangiare quella porcheria lì e sinceramente mi viene da ridere. Comunque, detto questo, invece mi ha fatto veramente tanto ridere un commento sotto il video del risotto che avevo fatto l'altra volta, il risotto ai frutti di mare, quando io ho utilizzato quel trucco di bollire il riso e poi metterlo all'interno del condimento a finire di cuocere per dargli il sapore. Io so che non si fa, io l'ho detto, l'ho spiegato in quel video, l'ho specificato che quello non è il metodo con cui si cuoce il risotto solitamente, cosa che andrò a fare invece oggi col risotto alla zucca perché ho un po' più di tempo, però mi ha fatto ridere il fatto che sotto mi abbiano scritto questo non è un risotto, è un castigo di Dio, io sono morta. Non era un castigo di Dio, certo, non era risotto da MasterChef, ma io non sono una cuoca, non pretendo di andare a MasterChef, comunque è stato esilarante. Adesso bando alle ciance, iniziamo a cucinare perché sennò si fa tardi. Allora, come si cucina il risotto alla zucca? Non lo so! Cioè, nel senso, ho visto un paio di video ricette, due o tre, ho preso spunti dall'una e dall'altra, adesso spero di non fare una schifezza colossale e niente, andiamo a tagliare la zucca e vediamo cosa ne esce fuori. Su consiglio di un paio di video che ho visto, adesso vado a recuperarmi i semini in una ciotolina così poi dopo li andrò a pulire da tutti i filamenti e li passerò in forno per crearmi i semini di zucca, quelli che noi compriamo nelle bustine salati, tostati e salati. Io però li voglio sì tostare, ma lasciarli quanto più naturali possibili, quindi poi andrò a cucinarli, a tostarli in forno. Adesso che abbiamo pulito la zucca, la andiamo a tagliare a cubetti abbastanza piccoli. Thank you.
Io credo che basti, voi che dite? Boh, penso di sì. Allora, dalle ricette che ho visto mettevano la zucca a soffriggere leggermente con un po' di burro. Quindi procediamo. E naturalmente con la cipolla. Si è sciolto, adesso andiamo a mettere la cipolla e la zucca. Aggiungiamo un po' di sale. La lasciamo cuocere in 10 minuti, mi pare. Adesso vedo in base alla durezza. Ok. Quando la zucca sia un pochino ammorbidita, mi pare che sia al punto giusto, buttiamo dentro il riso. E lo facciamo tostare un pochino. Mezzo bicchiere di vino bianco e facciamo sfumare. Ok, adesso che il nostro riso ha sfumato tutto il vino, andiamo ad aggiungere il brodo vegetale. Eccolo qui. Allora, adesso mestolo a mestolo aggiungeremo il brodo vegetale e continueremo la cottura fino quasi al termine dei 14-15 minuti. Quando siamo quasi alla fine, poi aggiungiamo un pochino di pepe. Dicevo, aggiungiamo un po' di pepe, 2 rametti di rosmarino fresco fresco appena raccolto dal mio orto. E niente, mantechiamo con un altro piccolo pezzetto di burro. Ok, il risotto è praticamente agli ultimi minuti, quindi, così come consigliato nelle varie ricette che ho visto, andiamo ad aggiungere
pochino di pepe, ce ne metto proprio poco perché non vorrei che poi le bambine non gradissero. Mettiamo per questi ultimi due minuti i rametti di rosmarino dentro in modo che insaporiscano. Spengo e vado ad aggiungere ancora paio di pezzetti di burro per mantecare. La mantecatura va sempre fatta a fuoco spento. Andiamo ad aggiungere anche un cucchiaio di formaggio grattugiato, io uso il grana padano, facciamo due cucchiai. Ok, riso pronto. Adesso io tolgo il rosmarino perché le bambine non lo mangiano, cioè se lo vedono si rifiutano di mangiare il riso. Già non so che effetto farà. Ok, andiamo a tavola. Allora, per me l'esperimento è riuscito, sapore diverso, nuovo, doveva cuocere un pochino di più il riso, ho sbagliato, però tutto sommato la ricetta mi sembra che vada bene. Voi che dite? Buono. Promosso. Buono. Ah, dovevo soffiare. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, vi mando un bacio. Ciao, al prossimo. Ciao. Zitto.